Ciao a tutti, mi chiamo Fabio Tocchia, sono un cuoco dell'osteria La Tana del Ghiro in Calabria, faccio parte dell'alleanza dei cuochi Slow Food. Oggi vi parliamo dal primo giorno di Slow Fish 2021 da Genova e presentiamo questo panino freschissimo perché ne abbiamo tutti bisogno ed è un momento per tirare un sospiro di sollievo. Un panino che faremo con dei prodotti freschissimi come il pomodoro scuro, il formaggio primo sale, la scarola riccia e del finocchietto che darà questa croccantezza. Aggiungeremo una particolarità che è del nostro Mediterraneo, che è l'alaccia, questa sarda tipica del nostro Mediterraneo, che è un presidio Slow Food, dell'olio extravergine di oliva. La particolarità che però vogliamo sottolineare è che noi stiamo usando una laccia che è conservata in queste lattine di acciaio che conservano perfettamente la qualità e le proprietà organolettiche di queste eccellenze dei nostri mari. E quindi andiamo ora a comporre questo panino che è molto veloce e che vedrete soddisferà in maniera assoluta le nostre esigenze proprio di freschezza. Noi tagliamo questo panino che potete scegliere come voi gradite, di quale forma, di quale tipologia di grani. Lo irroriamo di olio extravergine d'oliva contenuto in queste lattine che mantengono perfettamente le loro proprietà, la proprietà dell'olio. Poi mettiamo su una fetta di formaggio primo sale, del pomodoro, poi alla fine andremo a concludere con della scarola riccia. Prendiamo i nostri filetti di alaccia che vi consiglio di assaggiare perché è qualcosa veramente di quella sapidità, quel sapore veramente di una volta. E alla fine lo concluderemo con del croccante finocchio. Perfetto. Lo chiudiamo, diamo una compattata. E il panino è pronto. Importante un'ultima cosa, l'importanza di questi contenitori in acciaio. Questa è l'azienda Ricrea che li produce, sono delle latte di ottima fattezza. È importante fare attenzione a un riciclo attento perché di ogni lattina che noi utilizzeremo ne verrà ricreata una identica, uguale, quindi non influiamo su nessuno spreco per quanto riguarda il riciclo di questo prodotto. Lo consiglio a tutti, vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da Slow Fish 2021.